In questo video ho conosciuto un ragazzo. Chi hai conosciuto? Dove rapida? È un po' lontano, mi devo andare col treno. Con il treno? Comunque da quando Sara si è fidanzata è impazzita, guarda che fa. Ma pure tu non scherzavi con Alessio, Ma io con Alessio non facevo così. No. No. Basta, adesso ti fermo io. Sara! Che carine, beata Sara, a me nessuno mi fa pici pici, mi fa pici pici pure a me. Sì, pici pici pici. Grazie, senti, ma tu dopo scuola hai da fare? Perché? Perché siccome Ilari sta a casa e ha la febbre, gli volevo andare a prendere l'Happy Meal al McDonald's. Almeno tu che non sei fidanzata e sei single come me, mi accompagni, vero? In realtà ho conosciuto un ragazzo. Che cosa? Ho conosciuto un ragazzo. Chi hai conosciuto? Ho conosciuto un ragazzo, no, ti prego, almeno tu. Oggi devo andare a trovare, mi accompagnate? Dove abita? È un po' lontano, mi devo andare col treno. Con il treno? I tuoi genitori te lo fanno prendere il treno? No. Quindi non mi puoi accompagnare al Mac? Ok. Fantici, non mi amore, amore mio. Dove abita il tuo ragazzo? Qui, mi accompagnate? Va bene, li accompagniamo. Però prima devo sentire Stefano io. Però ragazzi, nemmeno io so se posso prendere il treno. Tu vieni solo se non piangi. Eccolo, vieni, vedi come fai. Va bene, allora adesso chiamiamo i nostri genitori e chiediamo se possiamo andare col treno. E voi funghetti, l'avete mai preso il treno? Se l'avete preso, dove siete andati? Scrivetelo nei commenti. Dai Stefano, dai per favore, fammi prendere il treno. Devo accompagnare Lucrezia. No, non ci vengo a casa. Sono grande. Va bene, ok, grazie mille. Ciao ciao ciao. No Stefano, non ci sono. Basta. Allora ragazze, che dite? Possiamo andare? No, no, che non ci andiamo, che non l'hai capito, che non ci mandano. Mia mamma proprio ha detto di no. Vabbè, andrò io. Ma come vai tu? Ma il mio ragazzo. Anna, non inizia, vai seduta, va. Comunque Anna ci prova con tutti. Non è possibile. Forse non hai capito, non è che ci provo con tutti, è che sto sempre da sola. E beh, è proprio del mio ragazzo come compagnia. Se poi non ci siete, scusa! Cosa possiamo fare, Nicola? Cosa possiamo fare? Non lo so. Eccolo. Chiama Ilari, che ci sono sempre buoni consigli. Brava. Vai. Pronto, Ilari? Chi state chiamando? Che ha detto Ila? Non lo so, dice tu. Tu cosa? Tu cosa? Tu. Che non ha risposto, quindi fa tu. Quelli di prima però. Ilari? Ila, senti, ci devi aiutare. Sì, dopo ti porto il Mac, solo se ci dai una mano. Allora, praticamente, Lucrezia ha conosciuto un ragazzo, però abita lontano. Quindi per andare da lui dobbiamo prendere il treno. Esatto, Stefano non vuole. Ci ho appena litigato, sì. Quindi che cosa facciamo? Secondo te ci andiamo lo stesso oppure no? Cosa hai detto? Ci andiamo lo stesso? Sei geniale. Perfetto. Dai, ciao Ilari, ciao. Che ha detto? Andiamoci lo stesso. Ok. Che cosa potrà mai succedere?
sapere. No, infatti hai ragione. Ok, tanto la campanella è suonata, quindi possiamo andare. Sara, Marco, che fate? Venite con noi? Sara, Marco, Sara, Marco. Senti, io la chiamo. Sara, il precipice, continua a fare il precipice. Lasciamoli stare allora. Precipice. Senti, Nicole, stavi dicendo? Nicole? Adesso facciamo i conti e vediamo quanto vi faccio pagare di multa. La multa! Mamma mia! Ma voi come avete fatto a uscire di casa? Io veramente ho fatto di nascosto. Io sono scappata dalla finestra. Io ho detto che andavo a casa tua. Casa mia? Sì. Ma hai detto che vengo a casa tua? Vabbè, E tu chi gliel'hai detto che devi uscire a quest'ora? A nessuno, perché io sto da sola. Mi dispiace, Anna. Scusa, ma si può sapere perché ci avete fatto venire qui di sera al freddo tardi? Sara, vedi, se tu avessi sentito quello che avevo detto, adesso non me lo chiedevi. Invece di fare pici 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 pici. Sara, dimmi. Allora, stiamo andando a conoscere il nuovo ragazzo di Lucrezia. Il ragazzo di Lucrezia? Sì, solo siccome lui abita lontano, stiamo per andare a prendere il treno. E siccome i nostri genitori hanno detto che non potevamo prenderlo, ma lo sai, vero, che mia mamma non vuole che io prenda il treno? Lo so, perché pensi che Stefano voglia? E quindi stiamo facendo tutto di nascosto? Sì. Sei sicura, Sì. Sì, andiamo, andiamo. C'è il controllore. No, c'è il controllore. Che cosa significa che c'è il controllore? Il controllore è tipo il poliziotto che comunque controlla se hai il biglietto o no per andare in treno. E se non ce l'hai ti fa una multa che devi pagare tanti soldi. E neanche ti fa entrare. Vabbè ragazze, ce l'abbiamo i soldi per prendere il biglietto e salire sul treno, vero? Io non ho soldi. Neanche io. Neanche un euro. Vabbè, se non abbiamo i soldi andiamo via. Andiamo via. Ma come andiamo via? Ma non possiamo andare via. Ma dove devi fare ragazzo? Dobbiamo trovare una soluzione. No, abbiamo detto che accompagniamo Lucrezia al suo ragazzo e lo facciamo. Giusto. Qual è il problema ragazzi? Che per caso non avete il biglietto? No. Sì, forse lui l'aveva accaduto, quindi lo dovrei rifare. Guardi, io ce l'ho. Ma questo è l'appuntamento per il parrucchiere? No, mi sono sbagliata, sono così sbadata. Inventati qualcosa pure tu, dai. Adesso ci consiglio, aspetta. E che fai? Mi scusi, controllore, date quelle stampelle, mi può dare una mano a passare? Prego. Grazie mille, è gentilissimo. Marco, ci metto un pochino, Scusi, ci metto un pochino, grazie mille. Grazie. Ragazzi, avete trovato questo biglietto? Ma dove sono? Almeno direi proprio di sì. Oh, ragazzi, mia mamma. No. Pronto, mamma? Sì, ora torno a casa. Un gelato. Stiamo vedendo un gelato. Lucrezia, ma quale gelato? Sono le 10 di sera, inventati qualcos'altro. No, mamma, scusa, non stiamo vedendo un gelato. Stiamo andando. Il cane. Stiamo prendendo Hilary. Sì, mamma, stiamo prendendo Hilary. Perché stiamo andando a prendere Hilary? Perché? Dobbiamo portare al Mac. Perché la dobbiamo portare al Mac a prendere un gelato. E perché alle 10 è. Perché Stefano non c'è. È svenuto, mamma. Sì. Come è svenuto? Comunque siamo proprio migliori amiche io e te. Ti voglio troppo bene. Anche io. Sì, ma ora basta. No, noi siamo bellati. Vara, andrà a piangere. Ma quante fermate mancano per arrivare all'altro ragazzo? Ancora un po'. No. Vabbè, dormiamo, dai. Sì. Ma comunque meno male che il controllore l'abbiamo scampato. Mamma mia, non ne potevo più a correre. Biglietti. Thank you.
Grazie, prendiamo l'ascensore, così siamo sicuri che per le scale non ci trova. Sì, vero, però prendiamo l'ascensore, almeno così non ci becca. Dai, prendiamo. Ah, finalmente. Buonasera, vi aspettavo, venite con me. Forza ragazzi, entrate che non c'ho tempo da perdere. No, ma per così poco. Adesso facciamo i conti e vediamo quanto vi faccio pagare di multa. La multa? No, non è possibile. Non ci credo. No, ma no, veramente sta facendo una cosa del genere? Per un biglietto. Per un biglietto. Per favore. Dovevamo andare a vedere il suo ragazzo. Per favore, che te lo poi... chiedo per favore. Abbiamo visto però. Sì, vi faccio la multa e vi faccio anche sapere quanto dovete pagare. Però intanto mettetevi seduti. Forza, adesso mettetevi seduti. Sto io davanti a te. E non è giusto? Sì, è giusto. Sì, infatti adesso dici metti qua tu su questa sedia perché tu sei la regina, assolutamente devi metterti tu su questa sedia. Che stai dicendo? Ah, l'avete capito che la regina qua sono io. Che ho beccato i ragazzi sul treno senza biglietto. Sul treno senza biglietto? Beh, senza biglietto. Ok, queste sono le vostre, uno per uno. Che carino! Sono disegni da colorare, non doveva. Ma grazie, grazie mille, ma non lei doveva. No, veramente lei è proprio gentile. Grazie mille, veramente. Da tanto che non coloro, mi serviva proprio un foglio. Proprio grazie, queste sono le vostre multe di 100 euro l'una che dovete pagare entro domani. 100 euro? No, ma 100 euro sono troppi, ma io non ce l'ho 100 euro. Io nemmeno. Ma anche io. Mamma mia. Tu ce l'hai? No. E adesso cosa ci inventiamo? Non lo so, adesso chi lo dice a mamma? Raga, ho un'idea. Tu dillo a loro, ok? Ok. Allora, noi adesso gli diciamo che la paghiamo, ok? Però in realtà non la paghiamo, quindi andiamo a casa. Ok, adesso noi diciamo a lui che la paghiamo, ma in realtà non la paghiamo e andiamo a casa. Dillo a lui. Noi gli diciamo adesso che la paghiamo, in verità non la paghiamo, okay. E andiamo a casa. Ok, allora adesso noi gli diciamo... Sì, noi. È tre volte lo dite, ho capito. Hai capito? Sì, ho capito. Noi adesso gli diciamo che la paghiamo, però... Ho capito. Ok. Va bene. Va bene, grazie di tutto. Noi domani veniamo a pagare, va bene? Ma va bene pure adesso? Ma no, guarda pure domani. Ah, pensavo che non lo voleste pagare. Ragazzi, non mi state prendendo in giro? No! Ma che? Ci vediamo domani e paghiamo! Tutto! Va bene, ci vediamo domani! Resta qui, mi raccomando! Ragazzi, ma si andate, ma ancora vedo la notizia più brutta! A casa? Sono 2000 euro! Va bene? Bene uguale, 2000, 3000! Ma pure sì, devo dare una brutta notizia! C'è un'altra notizia brutta! Sì! Più brutta di questa che è? Che la multa è da 200 euro! No, di più! Di più, che ci arrestate? Un'altra volta? No, no, ancora di più. Ci chiudete il canale YouTube? No, no, una notizia ancora più brutta. Ci togliete i telefoni per sempre? No, una notizia ancora più brutta. Beh, guardi, peggio di quello che abbiamo elencato non ci sarà sicuramente niente, quindi... Scommettete che ho una notizia ancora più brutta? E quale? Ho chiamato i vostri genitori, che sanno tutto, e vi stanno venendo a prendere. I nostri genitori!
Beh, faresti di tutto? Per non farti chiamare i vostri genitori? Sì, qualsiasi cosa, per favore, per fare. Sì, veramente, qualsiasi cosa. Vedete, non riesco a fare questo TikTok, non riesco proprio a ballare. Mettilo lì. Adesso ti aiutiamo noi, vai. Que. No, non ce riesco a farlo. Di tutto per insegnarglielo, sono poliziotto, venga qua, che glielo insegniamo noi. Ma hai capito che se questo non si impara il balletto chiama i nostri genitori? No, la razza è importante, il mondo della danza sa. Il mondo della danza vuole sapere perché a me la polizia mi ha chiamato a quest'ora che io stavo dormendo per venire qua a prenderti. Adesso tu mi devi dare un motivo. Non c'è niente a dire. Poliziotto, è lei che sta facendo i TikTok, anche lei sembrava mezzo matto. Voglio sapere perché mi ha chiamato, ok? Che cosa è successo? Avevi detto che non avresti chiamato i nostri genitori o Stefano se avessi imparato il balletto. Ma io il TikTok non l'ho imparato e l'ho chiamato. Scioccata io, basita. Che cosa è successo? È successo che ho beccato i ragazzi sul treno senza biglietto. Sul treno senza biglietto? Beh, senza biglietto. Erano finiti? Non erano finiti. Ma poi scusa, ma il problema non è quello, Nicole. Il problema è che tu, io ti avevo detto di non andare a prendere il treno. Io ti ho detto ma sto a casa con Ilari. Io ti ho detto. Cosa? Ma siamo sicuri che quella ero io? Avete le prove? Ma infatti, se quella non era Nicole, ma siamo sicuri che era lei? Siamo sicuri? No, era lei, se lo dice anche lui. Certo che è Nicole, ma se ti ha preso vuol dire che eri tu. Cioè, quindi se ho capito bene, hanno preso il treno senza fare il biglietto. Senza fare il biglietto. Questa è una cosa gravissima, Nicole, ok? Quanta è la multa da pagare? Sono 100 euro. Quanto? Abbassa! 100 euro? 100 euro da pagare. Ti volevo chiedere, siccome devo andare a comprare un vestito per il ballo, non mi stessi 100 euro? Certo, dovrei stare a te 100 euro per andare a comprare un vestito per il ballo. Certo. Va bene, ma adesso che ci entra il ballo? No, perché così ci vado va dopo. Va bene, 100 euro per il ballo. Sì, per il ballo. 60, 70, io non arrivo a 100 euro, ce ne ho 85. Uguale, gli altri glieli porto domani. Ok. Va bene, Nicole, il vestito di ballo poi chi se ne frega, adesso quello vai a comprare. Qui adesso c'è da risolvere la questione della multa, sono 100 euro, io non ho intenzione di pagare per te, ok? Se vai in prigione, è un problema tuo. Dovete essere severi, ok? Perché queste sono cose gravi. Stefano, ti sono cadute le gomme. Porca miseria. Dove sono le gomme? Dove? Senta, poliziotto, non ho 100 euro, ne ho 85. Vabbè. Va bene? Sì, va bene lo stesso. Ok. Scusi. Nicole, ma le gomme ce le ho in tasca, Nicole. Ma scusa, perché? Allora, poliziotto, diciamo che Nicole deve pagare la multa. Qui perché le cose, i biglietti vanno pagati. Se c'è una multa, lei la deve pagare. Quindi, Nicole, paga la multa. No, ok? No, ma non si preoccupi, perché tanto la multa Nicole non la paga. Perché come? È stata brava. Come Nicole non la paga? Ma doveva pagare 100 euro adesso, no, l'ha detto lei. No, è stata brava. È sicuro? Sì. Quindi è gratis? Sì, no, va bene. Grazie, grazie mille, lei è molto gentile. Arrivederci. Però comunque dobbiamo fare i conti, ok? Perché a me questa cosa non me la racconti giusta. Sì. Okay. Nell'episodio precedente. Sono Denise, piacere. Ciao, Denise. Sono Monica, la babysitter che avete chiamato. Adesso ci mancava anche un'altra babysitter. Io ho un piano, rapire Ilari. E non può fallire. Allora posso fare la prova? No. No, assolutamente no. Tu non ti immischiare. Stefano aveva già scelto me. No. Lancio una sfida. La migliore che cucinerà un bel ciambellone vincerà il posto da babysitter per Ilari. Dolce la la lero la 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 la. Ma
che cosa si canta? Ma che cosa avrà da ridere questa qui? Ma le bucce ci andranno o no? Boh, io ce le metto. Che bello, io amo preparare i dolci, sono sempre felice. Amo stare con i bambini, non vedo l'ora di far assaggiare questo super dolce alla piccola Hilary. Ci manca un po' di latte, fammi assaggiare. Ma che buono, latte! Il latte dov'è? È bravissima, guarda, ma sì, quell'altra che fa? Le bucce nell'uovo. Infatti. Dov'è il latte? Oh, eccolo qui, che bello! Oh. E adesso io invece cosa ci metto? Buono! Il prosciutto nel ciambellone, ma che schifo! Ma è possibile che Stefano non se ne accorge? Poi quello è il suo prosciutto, il prosciutto crudo di Stefano non va toccato. Senti, io ci metto il prosciutto, sarà buono, dai. Giriamo un pochino. Ha un bel aspetto. Oh, l'impasto è pronto. Scusami. Eccolo qui. Oh, perfetto. Impasto come lo faceva la mia mamma. È bravissima Stefano, Denise. Sta usando il tuo prosciutto? Chi se ne frega del mio prosciutto, si ricompra, ok? Si ricompra. Ma il prosciutto. Ma quando lo voglio prendere io non me lo fai neanche toccare. Tu non sei Denise, va bene? Tu non sei Denise, faccia fare. Denise, abbonda con il prosciutto. Va bene. Hai sto, ha detto va bene, ha detto. Ma il prosciutto nel ciambellone, Stefano? Ma il prosciutto nel ciambellone, Stefano, certo, perché non ci può andare? Cioccolata no. E prosciutto crudo, è perfetto. A Hilary piace, fatemi fare i affari vostri, ok? Ok, va bene? Oh. A Hilary non piace così. Tesoro, siccome ho finito prima di te, posso infornare prima io, per favore? Ma sì, fai come vuoi. Ci siamo. Forse manca qualcosa. Vediamo. Ah, un po' di ketchup, il tocco finale. Adesso è perfetto. Tesoro, ti sei levati, fermato. Questo sì che è un ciambellone, non il tuo. Per me vincerà sicuramente Denise. Ho visto già che metteva delle cose particolari. Che Monica là. Io per te l'avete chiamato a fare voi. Nemmeno doveva starci questa gara. Funghetti, secondo voi chi ha fatto il miglior ciambellone? Denise o Monica? Per me è Monica. Scrivetelo nei commenti. Tra poco in questo video. Buonissimo. Ho visto lei che bacia un treno, che bacia un gatto, che... Ma che è successo? Andiamo, ora ti spiego. L'aereo parte tra pochissimo, quindi sbrighiamoci, andiamo. Ma scusa, andiamo. La bellissima zia Nicole. Questo è Gaia, l'amica della zia. E questo per il papà Stefano. Allora, è un dolce con le gocce di cioccolato. È proprio la ricetta di mia nonna. Ecco qua, prego. Ops, ho fatto cadere, perdonatemi. Ecco qui. E questo è il terzo per neanche, te. Neanche è caduta la fetta, neanche, nemmeno sa servire. Oh, lo sto pulendo, sto pulendo. E poi guarda, guarda come è venuto male, guarda. È basso, lo vedi? È poco lievitato. Lo vedi che è tutto basso, ammassato. Questo qua, Hilary, nemmeno piace con queste gocce di cioccolato. Cosa guarda, guarda, che guarda, non gli piace? Guarda come l'ha fatto male. È il suo preferito. Ma quale voglio preferito? Vedere cosa fa Denise, infatti. Vediamo, infatti, voglio vedremo. Ok. Farò due risate. Voglio proprio vedere, voglio proprio vedere. Io nemmeno lo mangio questo qua, guarda. Non vedi, lo mangi. Mamma mia, Monica, sei la cuoca più brava che abbia mai visto. È troppo buono. Mangia. Ma non lo voglio, non lo voglio. Ho visto che ci ha messo dentro. Denise ci ha messo dentro tutto quello che serve per una bambina che cresca sana e forte, come le proteine e il calcio, ok? Ma sai che il calcio te lo darei io? E tu? Eccomi, ora ci sono io. Basta, levate questo proprio. Eccolo, il vero ciambellone italiano, ragazzi. Ecco qui. Stefano, lo vuoi assaggiare? Certo, certo. Per me è buonissimo. Monica, questo è un ciambellone, ok? Questo è un ciambellone fatto bene, guarda. Vedi, è sostanzioso, sodo e buono. Non quello come quello che hai fatto tu, va bene? Sei impegnata, dai, è stata brava. Guarda. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Poi guarda, si taglia che è una delizia. Guarda, guardate, guardate questo. Ecco qua, guardate questo. Stefano! Guardate, guardate, guarda la. Assaggia. Senti, volete la sfida? La dovete assaggiare. Ah no? C'è il problema.
prosciutto. Cosa? C'è il prosciutto. Sapete cosa vuol dire questo? Che se voi non lo mangiate, la sfida è in automatico. Sapete chi l'ha vinta? Denise, ok? La... Mangia il pane, mangia quello di Monica, molto buono e salutare. Mangia, zitto. Questo di che è questo ciambellone? Di Monica. Vabbè, facciamo una cosa. Sì. Facciamo l'ultima sfida, ok? Questa è annullata, sfida annullata. Sì, non ne sei sicuro? Sfida annullata, basta, ho deciso io sono il papà di Ilaria, ok? Per essere una brava babysitter si deve sapere intrattenere i bambini con canzoni, balli, giochi e tantissime altre cose. Quindi questa è l'ultima sfida e a questa si deciderà chi sarà la babysitter di Ilaria. Allora, io conosco un sacco di canzoni, la mia preferita è Baby Shark. Baby Shark, tu 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 tu, Baby Shark, tu 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 tu. Va bene, basta, basta, questa cambiamo canzone. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Questi sono matti, io voglio solo rapire Ilari e andare via da questa casa. Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo dovrai. Basta, 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 basta. Facciamo Denise, per favore, vieni a cantare tu, fai vedere come sei brava a cantare e a ballare. Sì, sì, le so tutte le canzoni per i bambini, non vi preoccupate. Sentite, vado, vado. Ho visto lei che bacia un treno, che bacia un gatto che... Brava, bravissima! È proprio una canzone vera, perché lei le piace tantissimo questa qua del treno che ficca il gatto sotto, no? E poi... Tu stia scherzando! Perché? Non è così, la canzone è così, è vero? Anche voi da casa, scrivetelo se è così la canzone, per me è così, ok? No, la canzone faceva: ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia a me. Mon amour, amour. Ma ve la state inventando, levatevi, Denise? Però dai, non è stata male, la canzone è nuova, l'hai riscritta. Infatti non è stata male per niente, infatti non è stata male, è stata proprio la migliore, meglio di Elodie, la cantante originale. Quindi mi dispiace, la prova è finita, hai perso, sei uscita. Ma no, ma io ho bisogno di lavoro, stai. Ma mi dispiace che hai bisogno di lavoro, vado da un'altra parte, perché lei. Bella lei. Quindi per favore ti accompagno verso la porta, ok? Ho capito, ma Monica, mi dispiace. Adesso come faccio? Io devo pagare le bollette, c'ho l'affitto, io volevo questo lavoro. Mi dispiace, non sapevo che cosa gli fosse preso così a stare. Vabbè, vado, dai, grazie lo stesso. No, però mi dispiace. Che era troppo carina e perfetta, aveva anche bisogno di lavoro. Sì, ma io non so che cosa gli ha preso Stefano. Che cosa possiamo fare? Non lo so. Non lo so, ormai. Allora Denise, ovviamente sei stata assunta perché sei bravissima. Per lo stipendio è tutto quello che vuoi. Dimmi quello che vuoi, non c'è problema. Okay. Quindi da domani, se vuoi, puoi venire da domani mattina. Oddio, Stefano, scusami, io non posso iniziare subito a lavorare. Io da domani vado in vacanza, Stefano. Però se vuoi puoi venire con me. In vacanza con te? No, ma io non posso, cioè io devo stare con Ilari. Ma chi se ne frega, Stefano, dai, Ilari in qualche modo farà, si arrangiasse. Va bene, andiamo a preparare le valigie allora. E adesso che cosa hai intenzione di fare? Facciamo una cosa, tu adesso accompagnami, andiamo a prendere Ilari, ok? Torniamo qua prima che lui parte con lei. Andiamo. Ok, andiamo. Adesso Funghetti vado a prendere Ilari e andiamo subito a casa sperando che Stefano non se ne sia andato. Scusami, che Stefano, stai facendo? Te la preparo io la valigia, non ti preoccupare. La valigia? Ma dove andiamo? A un posto di mare e ovviamente paghi tu, eh. No, certo, pago io. Io preparo tutto, eh. Va bene. L'aereo parte tra pochissimo, quindi sbrighiamoci, andiamo. Ma scusami, andiamo. Aspetta, ma dammi il tempo, ma Ilari. Ma Ilari, a chi la lascio? Ma fammi pensare. Va bene, ma io sono innamorato, ragazzi, sono innamorato. Ma che è successo? Andiamo, ora ti spiego. Perché Nicole mi ha chiamato due volte? Che cos'è questa storia della babysitter? E adesso ti spiego, intanto dobbiamo andare. Me lo spieghi? Dai, andiamo! Va bene, ok. Ma qual è il posto di mare? Dove andiamo? In Egitto? In Sardegna? Un posto bellissimo. Ora vedrai. Va bene, mi fido di te. A proposito, Funghetti, secondo voi sto facendo la scelta giusta, certo, ad andare via da casa, vero? Certo, vero? Quindi Funghetti, scrivetemi nei commenti se secondo voi è giusto che devo partire o non devo partire. Ma certo che è giusto, Stefano, non ti preoccupare, è vero? Vado. Stefano! Speriamo che Stefano non sia già andato via. Stefano!
Ma sicuro sta qui. Papà, papà, dimmi di essere qui, dai. Controlla, non ci sono più i vestiti. Perché non ci sono i vestiti? Gaia non è come penso, vero? Ila, io non lo so, spero veramente che tuo padre non ti abbia lasciato qui. Ti prego, non mi lasciare anche tu. Iscrivetevi al canale, scriveteci secondo voi nei commenti dove possiamo trovare il papà di Ila. Iscrivetevi al canale e scrivete nei commenti dove posso cercarlo. A domani. In questo video. Ma chi è che scoccia? Ciao Ilari, ma c'è papà a casa? Io non ho parole, guarda, veramente io sono sconvolto da sta cosa. Guarda come hanno ridotto casa. Via da questa casa. Dovete andare via. Chiaro? Tutte le briciole per terra ci stanno. Ma che ti frega le briciole? Ah, raga, mi sei mangiato tutto il Mac. Va bene, prova a cucinare un po' di pasta allora. No, no, ma che sei Mac? Ma che la cucino io? No, io. Mazza che casino, non si può camminare. Cascata tutta per terra la pasta, raga. Gaia, te l'avevo detto, la pasta andava dentro la pentola, non fuori. Vabbè, un po' è caduta dentro. Ah, raga, che casino però che stiamo facendo. Ma chi pulisce poi? Pulire, nessuno pulisce qua. Ormai viviamo da sole a casa da quando Stefano se n'è andato con la babysitter. Certo, è bello vivere soli. Possiamo fare tutto quello che ci pare. Possiamo fare anche così. Oh oh. Mi sa che era meglio di no. Vabbè, pasta con la terra, no? Dai. Ila, ricorda che ne accendo un momentino. Ma chi è? Oddio. Ti sposti con i piedi? Ma vedi che c'hai le scarpe sul letto? E fatti più là con le gambe. Ma togli le scarpe te. È fatto. Ma questo è la mia schiena. Lo togli, si no. Stefano, mio fratello, si è innamorato della babysitter e ci ha lasciato a casa da sole. Sì, perché se avete visto il video precedente, Stefano è scappato con la babysitter perché si è innamorato di lei e adesso ha lasciato qui Ilari e noi da sole. Ma perché non hai detto a nessuno che Stefano è andato via da casa? Perché se avvertiamo mia madre o la mamma di Ilari, vengono qui e non possiamo più stare da sole. Quindi non diciamo niente a nessuno e rimaniamo qua a vivere tutti insieme da soli. Finchetti, se volete che viviamo qua in questa casa da soli, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Iscrivetevi adesso! Vi siete iscritti? Bello vivere da soli! Andiamo a fare TikTok! Andiamo! Ma raga, aspetta! Shh, tutti zitti! Ma sarà tornato Stefano? Mamma mia, c'è un casino in casa, si arrabbia tantissimo, ma poi non credo. No, è possibile. Se ci hanno scoperto? Ma non è che i vicini hanno chiamato la polizia perché facciamo troppo casino? Ma tu chi sei? Ciao Ilari, ma c'è papà a casa? Papà adesso non c'è, sta al supermercato. Ah, ok, sta al supermercato. Ti dispiace, entro un attimo? No, perché ora no, scusi signore. Lo so, ma io devo entrare per forza. No, io devo entrare per forza perché devo entrare. E perché sono il padrone di casa e devo ritirare l'affitto, per favore. No, è così pulito che gli potrebbero bruciare gli occhi. Non mi interessa se è così pulito. Fammi entrare, per favore, Ila. Per favore. E dai. Il padrone di casa
L'affitto. Oh no, è mai si può controllare. Madonna che macello, io da quando ho affittato casa non ho mai visto un casino così totale. Ma che è successo qua? Io non c'ho parole, guarda, veramente io sono sconvolto da sta cosa. Guarda come mi hanno ridotto casa. Ilari, ma chi è? È il padrone di casa, quello che papà paga l'affitto. Tra poco, in questo video, prendete le vostre cosine, 30 secondi, e ve ne dovete andare. Io ve l'avevo detto che non era una buona idea rimanere a casa da soli. Effettivamente è vero, non abbiamo neanche un euro. Bancarella, tutta 2 euro! C'è nessuno? No, 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 no! Sto io dentro! Cioè, quindi è il padrone di casa? Che cosa gli hai detto? Che papà è al supermercato e torna subito. Allora, sapete che c'è? Io aspetto qui Stefano perché devo ridare l'affitto. L'affitto che mi deve dare. E che cavolo però! Guarda che roba! Ma no, scusi. Mettiamo tutto in appalto! Subito a posto! Io ho una tattica che faccio a casa mia. Ah, e quale? Butto tutto dentro il piumone. Aspetta, anche io dentro! No, no! Mettete bene a posto, pure questo, mettete a posto, che questa è sempre casa mia. Va bene. Ilari, ma tu lo conoscevi il proprietario di casa? No, perché non sapeva papà doveva pagare l'affitto oggi. Insomma, quando arriva Stefano? Quando arriva? Quando arriva? Arriva, ha detto che lui arriva stasera perché dopo il supermercato ha detto che deve arrivare di corsa al ristorante con i suoi amici. Io sto qua, io l'aspetto. Ma dormi fuori? Perché ha da fare, è impegnato in questi giorni molto. Ragazzi, a me interessa il giusto, a me non interessa proprio. Questa è casa mia, deve pagarmi l'affitto e io rimango qua con voi. Va bene se te lo paga domani, perché ha detto che domani ti paga molti più soldi. A me non interessa che mi dà più soldi, a me mi devi dare l'affitto di questo mese, punto. Quando hai capito, se passi domani ti danno molti più soldi. Vabbè, allora, vuole la verità? Va bene, ecco la verità. Stefano se n'è andato, quindi da oggi viviamo noi qui a casa da soli. Divertente. Allora ci vediamo domani. Quindi possiamo rimanere? A me non interessa se c'è Stefano o vivete voi dentro questa casa. A me mi dovete pagare l'affitto, chiaro? E se il signore vuole la verità? Beh, noi siamo piccoli e non abbiamo soldi, comunque era ieri, cioè è domani l'appuntamento, non è oggi. Ho visto nel quaderno, sì. Allora, la data è oggi, come è scritto qua, e non è domani. Quindi a questo punto se ne vada perché non abbiamo i soldi. Calma, abbassiamo i toni perché io sono il padrone di casa. Questa casa è mia e finché non mi pagate l'affitto, voi qui non potete stare se non mi pagate l'affitto. Per cui o denaro o se no via da questa casa. Dovete andare via, chiaro? Ok, allora, niente chiacchiere, in piedi ragazzi. No, non mi interessa nulla. Come facciamo a stare fuori senza un euro, senza nulla, senza ragazzi, casa? Ragazzi, a me dispiace, però non c'è altra soluzione. Facciamo una cosa, io vi do 30 secondi proprio perché mi fate tenerezza. Prendete le vostre cosine, 30 secondi, e ve ne dovete andare, d'accordo? 30 secondi a partire da adesso. Io ve l'avevo detto che non era una buona idea rimanere a casa da soli. Effettivamente è vero, non abbiamo neanche un euro. A me manca papà. Vabbè, almeno la Nutella. Ma è anche scaduta, però che sfiga, che idiella. Pure la Nutella scaduta, ci mancava solo questo adesso. C'è anche spazio carabile.
Ragazzi, non ce la faccio più. Mi manca papà. Sono stanca, ho paura poi. Funghetti, non siamo mai stati in una situazione del genere. Guardate come stiamo. E almeno una cosa, per far contenta Ilaria, iscrivetevi al canale. Infatti, iscrivetevi al canale e lasciate anche un bel like. Fatelo almeno per Ilaria. Ragazzi, per favore, io ho fame. Cerchiamo qualcosa da mangiare. Ma non abbiamo soldi. Lì c'è una pizzeria. Vediamo se ce la regala. Sì, andiamo alla pizzeria, che ho fame. E poi scusate, gli diciamo che noi siamo poveri, così almeno ce la regaleranno, no? Che volete, ragazzi? Vorremmo un pezzo di pizza, abbiamo fame. Però c'è un problemino, non abbiamo i soldi. Ragazzi, senza soldi niente pizza. No, per favore, come niente pizza? No, ragazzi, andate via, andate via. Volete i soldi? Sì. Ho un'idea per fare i soldi. 3, 2, 1. Bancarella tutta 2 euro. L'ha scatto! 1 euro! Gente, gente, venite! Gente, gente, non è usato! Gente, venite! 2 euro, 1 euro, 2 euro, 1 euro! Che? 1 euro, 2 euro! Ragazzi, ma siete sicuri che le nostre cose da vendere siano buone? Abbiamo preso Gaia tutto quello che avevamo in casa. Beh ragazzi, guardate che qui possiamo farci qualche soldino con queste cose, eh. Bancarella, tutto un euro. Tutto un euro. 2 euro. 1 euro. Vendo un telefono a solo 1 euro. Vendo i miei trucchi a solo 1 euro. Bancarella soltanto 2 euro. Sconto 1 euro. Non passa più nessuno. Io mi sto stancando di fare tutto a 1 euro, tutto a 2 euro. Sì, si sta facendo anche tardi, anche buio. Sì, sì, 2 euro. Ah, raga, mamma mia, manco una cosa se riuscite a vendere. Ti credo, noi stiamo a lavorare tu così col telefono, eh? Se la bancarella l'avessi fatta io, avrei fatto già 100 euro, al contrario tuo. Ah, sì, allora la prossima volta vedi, capito? Non ti guardare così, mettiti tu a vendere, vai, vedi il cartellino. Ragazzi, qualche altro, cerchiamo un posto per dormire. Sì, si sta facendo buio, ragazzi, andiamo. Ilaria si è pure addormentata. Ragazzi, mi sa che ci sta una casa abbandonata, non lo so che cos'è. Ma dove? Qua? Fammi vedere. Ma che cos'è? C'è nessuno? Ragazzi, ma siete sicuri? No, ragazzi, andiamo via. Ho paura. No, non ci possiamo tirare indietro. Abbiamo bisogno di una casa. Quindi, ora siamo qua e lo facciamo. Senti, mi voglio, io me ne voglio andare via, vero? No, no, no. Sei una mia amica. No, ma io mi andiamo. Comunque era aperta la porta. Oh, ma io ho paura. Ma dove ci hai portato? È tutta paura. Non ho fatto niente, se ne è accorto Alessio. Ma no, sei tu che hai detto sì, sì, ma non qua. Dai, oh, venite, ma che avete paura? Oddio! Oh, ragnatela, ma... Sì, manda la sta ragnatela e vediamo se c'è qualcosa da mangiare. Ma qua c'è un frigo. Ma è vuoto. Non ci sta niente. Qua? Non manco. Aspettate, ragazzi, ho trovato una cosa da mangiare. Guardate, un ragnetto. Al massimo mangiamo una zampa per una e poi mangiamo il corpo. Cerchiamo almeno un letto, qualcosa per dormire, insomma. Qua ci sta un'altra stanza nuova. Certo, non è molto accogliente, però almeno. Vabbè ragazzi, però almeno non c'è nessuno. Mettiamoci a dormire qua. Vabbè, mi metto a dormire qua sul divano allora. No, mi metto io sul divano a dormire. No, ci sto io, Alessio!
episodio precedente. Io sono il padrone di casa. Dovete andare via. Chiaro? Ragazzi, mi sa che ci sta una casa abbandonata, non lo so che cos'è. Cerchiamo almeno un letto, qualcosa per dormire, insomma. Ci dormo io! Ci sto io, adesso! Basta camminare, ma aspettati! E muoviti! Dai! Basta, aspettate, sono due giorni che stiamo camminando, non ce la faccio più. E che pensi, che a noi ci piace camminare? Ho capito, ma vi ho detto fermiamoci un attimo. Ma vi rendete conto quanto abbiamo rischiato dentro quella casa? Ma chi era quello là che è entrato all'ultimo col bastone e il mantello? Non lo so, fatto sta che io vorrei tornare a casa, non possiamo più vivere per strada. Infatti io ho fame, voglio mangiare. Ragazzi, chiamiamo papà, è soltanto un po' impazzito. Risolviamo la situazione, dai. Ilari, tuo padre si è innamorato della babysitter, ti rendi conto e ci ha lasciato da sole? Sì, però chiamiamolo, forse troveremo una soluzione. Vuoi mangiare? Troveremo una soluzione. Uffa, e allora dove dormiamo? Troveremo... C'ho un'idea. Possiamo mettere una tenda qua, non c'è nessuno. Una tenda? Una tenda. E chi ci protegge? Come chi vi protegge? Io sono il maschio del gruppo, cioè. Sì, e facci vedere, come ci proteggeresti? Vi difendo io, sono maestro di karate. Boom! Questo ci dovrebbe difendere. Ho un'idea! Fermi tutti, ho un'idea. Per passare la notte possiamo chiamare la mia amica Benedetta da ospitarci a casa sua, almeno questa notte. Questa sì che è una buona idea. Poi è una grande amica Benedetta. Benedetta, Benedetta. Dai, tutti dormi da Benedetta. Ma dico io la strada. E certo che la conosci tu la strada di Benedetta. Ci stavi insieme. Sui è la tua migliore amica comunque. Ah, ma sembrava di dire vabbè. Datemi il suo telefono, la chiamo io Benedetta. Speriamo che rispondi. Pronto Benedetta? Sì, per favore ci vuoi venire a prendere per un po' di giorni? Possiamo dormire da te? Che sta dicendo? Ha detto che non può perché a casa ci stanno i genitori. Vabbè, digli se viene qua, che lei ha la macchina, ci viene a prendere, noi andiamo da qualche parte. Ho capito, ma secondo te sarà a guidare? Senti, vieni a prendere, dopo spieghiamo. Siamo Piazza dei Mattilli. Sì, sì, ciao, ciao. Quando arriva Benedetta? Mamma mia, quanto ci sta a mettere. Infatti, però... Vedi, forse non è proprio così tanto tua amica, nemmeno sta venendo. Aspetta, dagli il tempo, se ha detto che viene, viene, ci aiuterà. Ciao Nicola, Ilaria, Alessio, Gaia, ciao! 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 Ciao, come state? Ciao, però te mancate! Però te mancate tanto, stavo in vacanza, voi come state, tutto bene? Tutto bene, no, ti abbiamo chiamato apposta. Che cosa è successo? Allora, praticamente, Stefano è scappato con la babysitter perché si è innamorato. Ci hanno levato casa perché Stefano ha smesso di pagare l'affitto. Quindi siamo senza casa, siamo due giorni che stiamo in giro. Siamo andati dentro una baracca, ci stava una persona, un mostro, non lo so. Ma ha messo troppa paura. Quindi ci serve o una casa per dormire almeno qualche giorno, oppure dei soldi per pagare l'affitto di casa. Ragazzi, quindi se vi servono i soldi, però dobbiamo trovare un lavoro. E il lavoro... Conosci qualcuno che ci prenda a lavorare? Allora, se non mi ricordo male, qua più avanti ci stava un parrucchiere che cercava parrucchieri esperti. Non lo so, possiamo andare a vedere. E chi l'ha mai fatto il parrucchiere? Io brucio i capelli. Dai Nicola, che ti frega. Dai, dai, che ci servono i soldi. Tra poco in questo video. Sì, sì, io so fare tutto. Taglio capelli e tinta. Mamma mia, mi sta bruciando la testa. Ma io mi faccio licenziare, scusate. Ma non c'è titolare in questo posto. Ragazzi, questa è la porta, siete licenziati. Ma come licenziati? No, andatevene, non voglio più vedere, andatevene via. Il caffè. Grazie. No! Adesso mettiamo un scolo d'acqua. No! Ma te ti conosco. Ragazzi, è questo il parrucchiere che vi dicevo. Entriamo a vedere. Che c'è il titolare? Sì, sono il padrone del negozio. Ho letto un annuncio che cercavate due parrucchiere. Sì, cerchiamo due parrucchiere però esperte. Parrucchiere esperte. Ma
vabbè, non c'ho tempo da perdere, siete esperte o no? Come no, siamo espertissime, vero Nicole? Io e lei siamo proprio parrucchiere esperte. Ok, allora volete fare una prova? Sì, sì, io so fare tutto, taglio capelli e tinta. Io so fare anche lo chatouche, le mesh, le acconciature. Bene, da questo momento inizia la vostra prova. No, questa è la postazione. Questo che cos'è? No! Allora, andiamo. Non va così? Sì, dai, fammi fare a me. Ragazzi, come va? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Tutto bene, tutto bene. Speriamo che non arrivi nessun cliente. Sì, perché se no questo lo capisce che non siamo capaci. Ma speriamo che la prova gli vada bene. Noi intanto aspettiamo qua il bar. Ciao, buongiorno. Vogliamo ordinare una Coca-Cola e un pacchetto di patatine, per favore. Perfetto. Ok, perfetto, arrivo subito, li porto lì al tavolo. Ok, grazie. Cercasi il barista. Ragazzi, cercate il barista. No, vabbè, no, non ci credo. Credo. No, vabbè. Hai visto? Almeno ora può andare a lavorare, finalmente. Vabbè, ma andiamoci tutti insieme. Ma io sinceramente non ho tanta voglia. Allora, prima vuoi soldi, poi vuoi mangiare, poi vuoi una casa. Allora, a questo punto facci... No, basta ragazzi, andiamoci tutti insieme, scusate. Va bene. Salve, buongiorno, c'è qualcuno? Vorrei fare qualcosa ai capelli. C'è una cliente. Buongiorno, sì, siamo noi le parrucchiere. Sì, siamo noi. Salve ragazze, vorrei fare allora una spuntatura ai capelli, puoi anche cambiare il colore. Zia Nicole. Ilari. La babysitter. Ilari, lei è la babysitter che volevamo a posto dell'altra babysitter che si è rubato papà. Ciao. E cosa ci fai qua? Zia Nicole, io sono una cliente abituale di questo parrucchiere. Ma voi che ci fate qui? Ma lavorate tutte e due qui? Sì, lavoriamo qui, stiamo facendo la prova. Scusa, ho visto dal cartello che cercate baristi. Guarda, sì, ma veramente ne cerchiamo pure due o tre, perché io sto sempre da sola qua, quindi se venite sono veramente contenta. Ma avete già esperienza, spero, sì? Come no? Io so fare il cappuccino, il caffè macchiato, il tè, tutto. E 20 anni di esperienza. Ma che pensiamo? C'è 14 anni. Zitta, dai. Senti, scusa, anche tu sei esperto, però? Certo, io sono nato nel bar, avevo un bar anche con lei, ci lavoravo insieme. Ok, come gli facciamo i capelli? Ma non mi mettete il telo, perché dovrei tagliare un pochettino. Ah, sì, sì. Ok. Nicole, prendi il telo. Come si mette? Nicole, si mette così, da. Non ci arrivo. Sì, veramente ragazze. Sì, ma io così non respiro. Va bene così. Non respiro così. Ah, io, così è. Aspetto il negato. Ok. Ok. Vabbè, ci sta, è uno sbaglio, sai. Sì, sì. Ragazzi, allora io vorrei spuntare i capelli, ma poco, piano, perché ho l'extension. Ma voi sapete tagliare i capelli? Sì. Sì, no. Certo. Ok, allora piano piano, è un centimetro, sì. Un centimetro. Aspetta che adesso stiamo spazzolando. Un centimetro. Sì. Così, così. Ma che ti frega, Nicole, tagliamo, tagliamo. Aia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 i
Scusi, era uno spoglino perché lei mi ha tirato. Io vi ho tirato. E doveva prendere. Vabbè, possiamo tagliare adesso, per favore. Lo shampoo. E guardi, prima dobbiamo fare lo shampoo. Di solito prima tagliano. No, prima lo shampoo. Qui facciamo viceversa. Vabbè, andiamo a fare lo shampoo, ok? Se lo dite voi. Sì, lo shampoo. E io non sono capace a fare lo shampoo. E nemmeno io. Mi tira qua intanto. Allora ragazze, un attimo, una cosa, prima dell'acqua. Non fatemi arrivare l'acqua negli occhi perché ho un problema molto grave agli occhi. Non posso prendere acqua, quindi mi raccomando piano quando fate la parte della fronte, ok? Niente acqua negli occhi. Tutto chiaro, ok, benissimo. Cosa faccio io? No, l'acqua negli occhi, no! Licenziare, scusate, ma non c'è niente male in questo posto. Licenziare. Siamo noi il capo, non ci può licenziare. No. Ma quindi che è sta cosa? Ma in teoria questa dovrebbe essere quella per fare fotocopie, sì. Ma che fotocopie, dai?
fidati, fidati. Le fotocopie dietro al bancone. Ah raga, vi dico di sì, è quella per fare le fotocopie. Vedete, qua ci sta un quadrato, io ci metto la mano. Brucia raga, brucia tantissimo, brucia troppo. Avevo detto che non era la fotocopia. Ma ci avranno messo, ci avranno messo i fogli da poco. Ragazzi, tutto bene la piastra? Te l'avevo detto che quella era la piastra Pipanini. Mi sembra una stampante però. Tra poco in questo video. Buongiorno, il solito per favore. Il caffè. Grazie. No! Ma aspettiamo un istituto d'acqua. No! Me ne vado, basta. Qui dentro non c'entrerò mai più, mai più. Dai, che cosa avete? Non ho capito che cosa avete. I soldi per l'affitto. Mi asciugate questi capelli per favore? Un asciugamano. Il phon, no. Ma cosa soffiate? Io questa è tanta male clienti. Tutto a posto? Tutto a posto. Che arrivava, ho sentito. Vabbè. Ragazzi, io vado a chiamare il proprietario. No, ti prego, Monica, dacci l'ultima possibilità. Ok, l'ultima possibilità. Almeno mi fai diventare la tua babysitter, per favore. Sì, ok. Ok. Allora ho bisogno di cambiare un po' il colore. Dal rosa. Mi fate un rosso. Ce la fate? Sapete fare il colore? Quindi vuoi una tinta rossa? Non mi commiate danni, rosso, l'ultima possibilità. Oh, lei non lo so, questo è il colore. Rosso, di sicuro è rosso. A me sembra un po' giallo. Ragazze, tutto bene? Sì. Speriamo. Hilary, è giallo, mi sembra giallo. Giallo? No, no, rosso. Lo sto facendo proprio bene. La tinta. Adesso devo soltanto un po' riposare. Se pizzica è normalissimo. Vai, strappa, strappa. No. Dai. Cosa? Va bene, allora adesso bisogna solo aspettare che diventa rosso. Così, ok. Quanto ci vuole? Mamma mia, mi sta bruciando la testa. Ragazze. Ragazzi, ma che fate? C'è un cliente dal bancone. Buongiorno. Salve, vorrei uno spritz. Ma come si fa? Ragazzi, lo sapete fare lo spritz, vero? Sì, siamo io, siamo io. Non fare da tantissimo tempo. Io penso che al bar mi chiamavano spritz. Così, così. Ma che ci si mette il ketchup? Sì, sì, è perfetto con lo spritz rosso. Io non mescolo a lui. Ma non ci va. È rosso, è rosso. Ragazzi, mi raccomando, servitelo col tovagliolo sotto, Che ha detto? Lo fa il tovagliolo? Sotto, sopra, dentro. Vai, vai, mettiamoci dentro. Sì, vai, vai. Sarà proprio un bel rosso. Sì, possiamo scoprire. È rosso? Posso vedere? Se... No, no, no. È rosso, vero? No. Monica. Dai. Che gli dico? Sei la migliore animatrice di tutti, più di Denise. Ragazzi, questa è la porta, siete licenziati. Ma come licenziati? No. Andate, non voglio più vedere, andate via. Ciao. Ma aspetta, ma il carro ci tiene il dottore. Buongiorno, il solito per favore. Ragazzi, fate accomodare il cliente, per favore. Grazie. Dove mi accomodo? Qui. Venga qua, la mia famiglia. Fa molto bene, fa molto bene. Ma è incredibile, ragazzi. In quei momenti cadevo.
Oddio, mi scusi. Ragazzi, ma è incredibile, stavo per cadere. No. Fate attenzione. No, scusi, siamo mortificati. Ho capito, va bene così, va bene così, grazie. Grazie. Che vuoi? Io sto lavorando, sto facendo il mio dovere. Padrone, casa, soldi, casa, soldi, padrone, Ma che fa? Ma il gioco del mimo? Ah, sto facendo il gioco del mimo! La brusoletta, e quello che è un quaderno, e... Un coniglio, Coniglio? Ma qual è il gioco del mimo? Padrone, casa, ma che gioco del mimo? Chiedo scusa, ma quanto ci vuole per questo caffè? Ma che è successo? Ma non avete capito? È il padrone di casa, quello che ci ha levato casa. Padrone di casa? E che ci fa qua? Ma che ne so, ha detto il solito. E vuole prendere il cappuccino in caffè. Cioè, ma è lui che va a cacciarlo di casa? Sì, sì, dai, sbrigatevi, andiamolo a servire, dai. Ragazzi, vi muovete per favore, che è il nostro cliente migliore. Eccoci ragazzi, caffè e acqua. Andiamo, via. Mamma mia, che ansia, proprio il padrone di casa ci doveva capitare oggi. Caffè. Grazie. No! Ma smettiamo di scolo d'acqua. No! Ma guarda sui pantaloni, sulla camicia, costa 250 euro. Ma te ti conosco. Io ho capito chi sei. Tu stavi a casa da Stefano e da Ilari, me lo ricordo benissimo. E anche tu. No, ma io in realtà la volevo pulire. Lascia ste mani. No. Ho capito chi siete. Non adesso. Me ne vado. Basta. Qui dentro non c'entrerò mai più. Mai più. No. Lasciatemi. Lasciatemi. Andatevi via. Possiamo parlarne. Oddio, scusaci, mi dispiace per quello che è successo, non succederà più. Senti, basta, siete tutti quanti licenziati. No, per favore, guarda. Ti prego, almeno dacci qualche soldo, dobbiamo pagare l'affitto. Guarda, dopo tutto quello che avete fatto, al massimo in tre vi posso dare 5 euro. Tieni, basta che non vi vedo più. Basta, ciao. 5 euro, che ci facciamo 5 euro? Vabbè, è meglio di niente. Basta, ragazzi, ve ne dovete andare. Ve ne dovete andare. Guardate che cosa avete combinato. Guardate che cosa avete combinato. Ok, fermo. Non ho capito che cosa avete. I soldi per l'affitto. Abbiamo i soldi per l'affitto. Abbiamo lavorato apposta. Ok, avete i soldi per l'affitto. Dove sono questi soldi? Eccoli, sono pure questi. Totali sono 9 euro. Non sono pochi, con 9 euro ci vuoi comprare una boccetta d'acqua, un po' di carne e l'affitto. Però avete guadagnato bei soldini, Oggi tutta la giornata a lavorare. Avete lavorato duro. La stavamo aspettando. Guarda, questo vi rende veramente orgogliosi. Sono proprio contento di quello che avete fatto. Siete stati dei ragazzi in gamba, bravi, volenterosi. Poi insomma tutti questi soldi per l'affitto. E quindi riprendiamo casa, dai, con 9 euro. Ah, quindi 9 euro. Queste sono le chiavi di casa, pensate. 9 euro sicuramente. 9 euro che cosa? 9 euro? Ma avete rovinato la camicia, i pantaloni, ma avete umiliato davanti alla gente. Queste ve le scordate. Ciao belli! No, guardi! Dai,